E ora che abbiamo finito con introduzioni e premesse, cominceremo a entrare nel vivo di questa prima parte del corso Basic su Logic Pro. Cominceremo partendo dal project. Lo so, può essere noioso un corso così dettagliato e lineare, però è essenziale per chi incomincia dall'inizio. Comunque pensavo, per non annoiarci troppo, di avviare in parallelo delle rubriche più pratiche, diciamo di laboratorio. In realtà l'unico limite è solo il tempo per realizzarle. Sante parole quelle di Marshall McLuhan. Il mistero incontrollabile per l'uomo tribale era lo spazio, per l'uomo tecnologico è il tempo. Daje. Come abbiamo già detto, il project è quel contenitore di tutti gli elementi che andranno a comporre il nostro brano musicale. Le registrazioni, i loop, i filmati, le note, gli eventi MIDI, gli strumenti software e gli effetti. Si possono anche aprire più progetti contemporaneamente trasferendo media o altre informazioni tra i vari progetti. Gli elementi principali di un project sono le tracce, le regioni, le patch, le channel strip e i plugin. Possiamo creare dei nuovi project, aprire project già fatti, modificarli e salvarli. Per aprire un project, andiamo dal menu File, New from Template e ci si apre il Project Chooser. Da qui possiamo creare un project partendo da un template. Poi vedremo come creare dei nostri template, quindi in quel caso troveremo qui in My Template i nostri template. Possiamo aprire una demo, possiamo aprire dei tutorials o dei progetti demo realizzati con Grids. Possiamo aprire i progetti più recenti. O anche creare un nuovo progetto. Ogni progetto ha una serie di proprietà, tra cui il tempo, la metrica e la chiave, visualizzati sul display LCD. Di default, quando creiamo un nuovo progetto, avremo un tempo definito già in 120 bpm, bits per minutes. Una metrica di 4 quarti e una chiave di C maggiore, ovvero Do maggiore. Quando creiamo un nuovo progetto possiamo modificare queste proprietà o possiamo modificarle anche in corsa a produzione avviata. Il tempo definisce la velocità del progetto musicale. Per impostare il tempo, clicca e sposta il puntatore verso l'alto o verso il basso per aumentare o diminuire la velocità del brano. Oppure puoi fare doppio clic e inserire il tempo da tastiera. La metrica definisce la divisione in misure, bar e battute, beats. La metrica contiene due numeri separati da una barra, tipo una frazione. Il primo numero definisce il numero di battute per ogni misura. Il secondo definisce il valore della battuta. Per impostare la metrica, clicca sul valore e scegli tra le metriche presenti oppure su Custom. La chiave del progetto definisce la nota centrale, ovvero la tonica, e il modo che può essere maggiore o minore. Per impostare la chiave, clicca sul valore della chiave e scegli una nuova chiave dal menu a comparsa. Per salvare il progetto, andiamo sul menu File e scegliamo Save. Da qui possiamo scegliere se salvare il progetto sotto forma di package, cioè un unico file che contiene al suo interno tutte le risorse utilizzate, oppure sotto forma di folder, di cartella in cui sono direttamente visibili tutte le risorse utilizzate. Diamo ovviamente il nome e salviamo. Adesso andiamo a vedere come riprodurre un progetto.
riapro il progetto che ho creato precedentemente. Per controllare la riproduzione, ascoltare il nostro progetto e muoverci al suo interno, possiamo utilizzare la playhead, la testina di riproduzione, il righello e i pulsanti di trasporto presenti nella control bar. Nella parte superiore della tracks area, il righello mostra unità di tempo in bars, beats, divisions e ticks in base al livello di zoom. Per avviare la riproduzione, clicca sul pulsante play. Per fermarla, sul pulsante stop. Quando la playhead si trova in un punto più avanzato rispetto all'inizio, il pulsante stop cambia nel pulsante per tornare all'inizio, ma durante la riproduzione torna sempre il pulsante stop. Possiamo avviare la riproduzione facendo anche doppio clic su un punto qualsiasi del righello e stoppare la riproduzione facendo nuovamente doppio clic. Per spostare la testina di riproduzione, come abbiamo già visto, possiamo trascinarla lungo il righello. Possiamo anche fare direttamente clic nella posizione desiderata. Se il brano è in riproduzione, cliccando nel righello, la riproduzione prosegue da quel punto. Possiamo spostare la testina anche facendo shift da tastiera e doppio clic del mouse in un punto vuoto della tracks area. Possiamo cliccare sul pulsante rewind e forward per spostare di una misura per volta la testina sia in stato di stop che durante la riproduzione. Possiamo spostare la testina di riproduzione anche dal display LCD, trascinando i numeri di bar, beats e gli altri, oppure facendo doppio clic e inserendo da tastiera un numero. Per tornare all'inizio abbiamo già visto che c'è il pulsante Go to Beginning. Vediamo ora la Cycle Area, che si accende, si attiva col pulsante Cycle e appare sotto forma di righello giallo. La Cycle Area può definire una parte di un progetto da riprodurre ripetutamente. Può essere comoda per comporre, per fare pratica con una parte prima di avviare la registrazione o per registrare più take. Per spostare la Cycle Area basta passarci sopra col mouse, il puntatore si trasforma in una mano e trascinare. Per ridimensionarla basta andare in prossimità dei bordi, sinistro o destro, e spostare i margini della Cycle Area. I bordi sinistro e destro della Cycle Area si chiamano locators. Avviamo la riproduzione e vediamo che la riproduzione parte direttamente dalla Cycle Area e ritorna sempre al suo inizio. Ora vi lascio giocare con questi primi rudimenti appresi in Logic Pro e vi rinnovo l'appuntamento al prossimo episodio. Ciao!